tutti quelli che vengono qua si devono sentire in una comunità. È orgoglioso dei contenuti innovativi del progetto Emma e della disponibilità dei dipendenti pubblici che, grazie alla formazione, contribuiscono a migliorare l'accoglienza dei migranti e la qualità dei servizi a loro destinati. Palmiro Chielli, presidente dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo e sindaco di Vallefoglia, ha presentato i risultati dell'iniziativa che ha coinvolto 51 operatori, tra cui assistenti sociali, vigili urbani, ufficiali di anagrafe, che hanno potuto approfondire il tema e analizzare criticamente stereotipi e pregiudizi. Ma un progetto molto importante che ricade sui 6 comuni dell'Unione e anche negli altri, quelli che non fanno parte dell'Unione, che sono confinanti, finanziato dall'Unione Europea e dal Ministero degli Interni, finalizzato, diciamo, insieme agli altri attori, all'università, alla cooperativa, alla Caritas, all'ambito sociale, a includere tutti quelli che vengono dall'Italia, dall'Europa e dal mondo in questo territorio. Sono convinto, ha proseguito Chielli, che il cambiamento del paese debba passare attraverso il potenziamento delle competenze della pubblica amministrazione, accanto all'attività di formazione. Poi Emma ha permesso di mappare l'organizzazione del territorio. Nei 6 comuni dell'Unione operano 112 centri coinvolti nei processi di integrazione. In questo modo, operatori dei comuni, dei servizi scolastici e sanitari, utilizzando la rete e le tecnologie, saranno in grado di intercettare meglio i beneficiari e di erogare i servizi in maniera più efficace. Quindi un progetto molto importante che si concluderà il 24 nella sala del Consiglio dell'Unione a Pian del Bruscolo e che ha dato, secondo noi, un risultato molto importante sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano della coesione e dell'inclusione di un territorio che ha una fortissima immigrazione e che ha mantenuto una sua coesione. Luogo in cui c'è crescita, c'è lavoro, c'è occupazione, c'è sviluppo, ci sono, diciamo, molte imprese che lavorano col mondo e che sono in fortissima crescita, quindi direi che è l'unico nel panorama regionale e anche nazionale.